I pastelli Giotto di Natura e i Supermino, così come il Stilnovo, sono tutti strumenti di disegno di alta qualità prodotti da Fila, un'azienda italiana nota per i suoi materiali artistici. La differenza principale tra questi prodotti risiede nella loro composizione, durabilità e nella gamma di colori offerti. I pastelli Giotto di Natura sono realizzati con ingredienti naturali e sono particolarmente apprezzati per la loro ecosostenibilità. Hanno una consistenza morbida che permette una facile applicazione sul foglio, rendendoli ideali per l'uso da parte dei bambini in un ambiente scolastico o domestico. La loro formulazione ecologica non compromette l'intensità del colore, che rimane vivace e coprente. I Supermina, d'altra parte, sono matite colorate di alta qualità, sono una mina super resistente. La loro caratteristica principale è la mina extra spessa, ultra resistente, che permette un'applicazione intensa del colore senza spezzarsi facilmente. Queste matite sono ideali per gli artisti che richiedono precisione e durata del loro lavoro. Offrono anche una vasta gamma di colori vivaci e saturi, adatti per le creazioni artistiche di alto livello. Gli Stilnovo invece sono conosciuti per la loro eleganza e la loro raffinata selezione di colori. Queste matite colorate presentano una mina di qualità che assicurano una stesura uniforme del colore e una buona capacità di sfumature. Sono particolarmente apprezzati dagli studenti e dagli artisti per la loro versatilità e per la loro gamma di colori unica, che permette di esprimere al meglio la propria creatività. In sintesi, mentre i pastelli Giotto di Natura sono ideali per chi cerca un'opzione ecologica e morbida per colorare, i Supermina si distinguono per la loro resistenza e intensità di colore, rendendoli perfetti per artisti e professionisti. Gli Stilnovo, infine, offrono una combinazione di eleganza, qualità di colore e capacità di sfumature, rendendoli una scelta preferita per gli studenti e gli appassionati di disegno che desiderano esplorare diverse tecniche artistiche.